Beh, se già la regalia prima sembrava un po' un carro funebre, adesso stiamo abbastanza toccando il fondo, signori miei. Abbiamo la regalia Type F. Qual è la sua particolarità? La sua particolarità è questa che andiamo a vedere. Non siamo qui per questo, ma intanto che ci siamo. Yeah, è un autotransformer. This is awesome! Wow, Esatto. awesome! Ragazzi, il momento del volo nei Final Fantasy è sempre stato un qualcosa di epico, la possibilità di potersi muovere in totale libertà in una mappa. In questo Final Fantasy XV è un'altra di quelle cose che è stata trattata un po' in maniera superficiale, anche senza un po', nel senso, wow, hai i pezzi disponibili, vai da Cindy. Ok, Cindy, quando la incontriamo ci rompe i coglioni perché wow, una regalia, e questo e quest'altro, macchina incredibile, stupendo, bla bla bla. Ok. Everybody out. Le porti la possibilità di We should be a nice change of pace. renderla una cazzo di navetta, un cazzo di caccia interstellare, e lei ti dice: ah, ok, ciao, boh, fine, tutto lì. Wow, no, non sto neanche qui a citarvi il momento in cui Sid ripara l'Highwing in Final Fantasy VII, o quando in Final Fantasy VIII sblocchi la possibilità di utilizzare la Laguna Rock, Ragnarok, quello che è. Non voglio nemmeno parlarne perché sono veramente, siamo a due livelli, due piani totalmente differenti. Ma perché siamo qui? Perché io sono un re, esatto, sono un re, sono tornato giovane, ragazzi. Ma sono qui perché, come promesso, Sid's friends, was it? veramente Tacca mi sta dicendo questa cosa dopo 60 ore che ci parliamo. Perché These abbiamo nasties here got a ricercato di real andare a pain in the cacciare, rear. ragazzi, il tormento di Longwife. L'Adamantar. Ci proviamo. Ci Much proviamo. È obliged. di livello 99. Io non lo so se siamo in grado a nemmeno livello 60 di poter competere, Make sure you all però go prepared. intanto la vediamo. Perché merita. Poi dopo, insomma, vedremo se saremo all'altezza del compito, altrimenti ci torneremo un po' più alti di livello. Se non avrò già venduto il gioco. What is that? What? Eccolo. Oh Ve l'avevo no! detto che era No piuttosto way, dude! grossino. That's a turtle! Look at the size of it. It's freaking huge! Eh sì, una roba incredibile. Ragazzi, direi che proviamo a combatterlo. Ci buttiamo. Adesso che ci penso, avrei fatto forse meglio ad accamparmi. Ma posso. Ah, posso farlo. Perché sarebbe forse meglio, se possibile, mangiare un bel piatto che ci dia un po' più di difesa, un po' più di attacco, qualche HP di maggiorazione rispetto a quello che già abbiamo, perché non sono convintissimo di poter competere con questo robot. Allora, intanto craftiamoci qualcosa. Dai, Cristo, come come la tradizione, non c'è più ghiaccio, niente. No, volevo fare un altro triarcano di quelli tosti, ma non ne ho abbastanza, quindi l'Adamantar mi sembra più al fuoco debole. Magari mi sbaglio, però chi se ne frega, buttiamoci tutto, tutto quello che abbiamo. Ok, allomanzia. Poi ho trovato degli oggettini nuovi. Energomanzia, ma non me ne frega niente, poi tanto no. È che ci recupera Cup Noodle. Beh. Tetrarcano 3 per 6 più raffica quadrupla da 78 potrebbe non essere male.
Se poi facessi così, porca vacca. Ok, ci sto. Ci sto e non assegno per il momento. Perché secondo me è più debole al fuoco. Però provo ad accamparmi se possibile durante la caccia. Porca vacca, è possibile. Potenziamoci al massimo, signori miei. Con un buon piatto. E vediamo. Sì, che casino, si dormirà bene. Io rimetterei questo. Resistenza al fuoco, capacità offensiva. Questi non posso fare. Punti massimi più di 1000. Non è male. Però sai che ci mangiamo il polpettone qua. Immunità alla maggior parte delle alterazioni di stato. Mamma mia che bel piatto questo. Resistenza al fuoco. Tra l'altro pronto ci muore sempre. Guarda quanti bei piatti nuovi che ho qua. Granchitti al peperoncino. Che bellezza. No, mi mangio queste. A Fibu gli diamo un po' di erba speciale. Bello col terremoto, madonna, ma che stupidata incredibile. Come cazzo facciamo a camparci? Siamo ancora a 600 metri, quindi... È davvero grosso. Vediamo, arrivi Bahamut. Questo dovrebbe colpirlo, Bahamut. Il suo corpo ha imparato a abilità ciò che incrocia. Quando fai un aggiramento, il tuo nudo potrà unirsi a te per attaccare il nemico. Grande, livello 10 di ciò corpo. Come on, man, not cool! Well, I've heard of moving mountains. Taking one down? That's a twist. Ma non lo sto colpendo. Cazzo, ma non capisco, che brutto, madonna, cosa sta succedendo? Boh, io non so cosa stiamo facendo, ci provo ragazzi. Ragazzi, sono qua da ed è quello che in teoria sulla carta doveva essere uno degli scontri più fichi del gioco. Per il momento è tra i più buggati e più noiosi che abbia mai fatto nella mia vita. Però... fai la panoplia per favore. Colpito un arto fino a quando non è crollato, sto facendo un po' più danno, però vedete che nonostante tutto è uno scontro lunghissimo e non appare neanche un cazzo di Guardian Force di Samuel a darci una mano. Ma sto cianciando, sto continuando a cianciare, sto continuando. Il problema è che ha ancora tutta la vita, poi non si capisce niente, visto? È tutto così lo scontro. Tutto così non si capisce nulla. Guarda. Guarda la bellezza, la grande bellezza della telecamera del Fantasy King. Everyone form up! Right here, huh?
Allora, signori miei, quando ho deciso di portarvi questa taglia, questa allora, mi fai cazzo di panoplia? Quando ho deciso di portarvi questo video, pensavo che avremmo potuto vedere qualcosa di epico, una di quelle battaglie da ricordare nel tempo, di qualcosa alla Emerald Ruby Weapon con sempre più forti, o alla ultima Omega Weapon, un derritto a 10. Invece praticamente, ragazzi, state vedendo quello che io sto facendo praticamente da fin troppo tempo. Non è divertente, non è bello da seguire, non è nulla, quindi tutto quello che avrei registrato non vedrete una piccola parte, perché davvero sarebbe tedioso. E Adamantar livello 99, un mostro enorme, incredibile, una montagna, si risolve così. Attivando quando hai bisogno, ho messo adunata. Ho messo adunata di Inis che praticamente ti rende, non dico immortale, però ti aiuta un poco anche per risparmiare un po' di oggetti, e per il resto fai così. Non aspetti altro di caricare la panoplia e poi continui a attaccarli. Se vuoi puoi cercare di indebolire un po' la difesa con il colpo performante, ma sono tutte cose quasi inutili. Io però devo stare vicino ai miei amici perché ho bisogno di usare adunata di mischia. Adesso non riusciamo a usare una cosa per te. Dobbiamo cambiare anche un po'. Si può attaccare la testa gli fa più danni, però non vale la pena. Ma quando devi stare qua in volo, guarda, non si vede più un cazzo. Telecamera orribile. E poi vedi? Guarda che merda, guarda che merda. All better? Perché non mi fa più adunata? Oddio, cosa sta succedendo? Pacito, forse... Ma gli abbiamo fatto una super mossa, io... è la prima volta che la vedo, questa roba. Iggy's looking pretty rough. Cos'è? Non so, ragazzi, ripeto, è la prima volta che la vedo, non so. Non si capisce niente, guarda che roba, ma guarda che merda. Ci vediamo quando starà per morire. C'è una rottura di cazzo, veramente. Cioè, io non so cosa. Cosa diavolo stessero pensando quando hanno fatto certe puttanate che hanno demolito questo gioco dalle mille potenzialità. Guarda, la fanno qui che non riesco a attivare. Ragazzi, noi vi garantisco che la cosa è comunque tra le cose più noiose che abbia mai fatto nel videogioco. Davvero qualcosa di incredibile, incredibile con tripla A e una squadra del genere. Quello che per la campagna principale è tra le taglie più difficili, più alte che trovi, tra l'altro messo comunque di dimensione, credo di si riduca a questo scempio. Hey, Ignis, we must regroup! Ok! Ragazzi, il taglio. Ma per me sono passato veramente una battaglia di logoramento, ma poi noiosissimo, noiosissimo. Veramente migliore anche come quadratura, quindi sto ripetendo ormai da ore
solito procedimento. Ho fatto una pausa per prendere il segno. Mamma mia, ragazzi, sto veramente sclerando. Ma è di una pesantezza. Ready, guys? Ready! Ormai. Il millimetro di vita che Gladio! Pronto! Inarrivabile. Nice one, Pronto! Guarda che cazzo di telecamera, mamma mia. Guarda che roba. No, Ignis in crisi, no, che mi serve. Brad. Everyone form up! Right here, huh? Qui tra l'altro non ho nemmeno capito perché in tutto questo tempo non è stato possibile fare una cazzo di evocazione. Io no. Niente, sono allungato con questo modo. Non ha senso. Questa roba. Agnes! We must regroup! Ok, yep. Ma io continuo a far così. Di HP aveva sto roba, no? oddio ragazzi, mega pozione Gladio per sto cazzo di bestione. It just occurred to me, but this is totally like King's Knight. Ma va a cagare, pronto. There's four of us, just like in the game. Well then I gotta be a 5-star character. Hell no. If anyone here is a rare, it's me. We actually did it. Piece of cake, huh? Sì, guarda, sono in coma. After an infinite regression, we arrived at an answer. The turtles all the way down. I curiosi, gli abitanti della zona sono usciti dai loro rifugi. Mandate a cagare tutti. No, è sparito anche il cadavere, che merda. Beh, io spero che mi sblocchi l'obiettivo adesso, perché se no dopo la fatica che ho fatto, se nemmeno mi dà il trofeo. You boys eating your fill? Ma che cazzo di caccia no terminata. Non me lo sta dando. 50.000 gil e banda di adamantite. Ok, se la montagna non va, troppo guadagnato. Va bene, signori, abbiamo concluso anche questa caccia, che è stata veramente davvero una roba penosa. E a questo punto io vi saluto e penso che per quanto riguarda Final Fantasy XV direi che siamo anche abbastanza a posto, anche perché mi sono abbastanza riempito le palle con queste stronzate. Io vi saluto e vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti.